Piccolo spoiler prima di partire con il video. Questo è l'estrattore che andrò a montare, però è sorto un problema. E il problema è questo: mi è arrivato rotto. E quindi sto in trattativa, ecco, per rimandarlo indietro, perché la Katamuro, non lo so, sta facendo storie. E spero che tutto finirà presto e nel miglior modo possibile. Cominciamo con il video. Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andremo avanti con il progetto estrattore nuovo. Avete visto come ho smontato il paraurti posteriore? Se non l'avete visto, vi lascio il link qua sopra. E quindi ora andremo a vedere insieme come togliere e sostituire il sottoparaurti. E ci andiamo a togliere le prime due viti, una per ogni lato. Fatto ciò, ci dobbiamo togliere pure questa. E sono tre. Tolte queste, dobbiamo sganciare il sottoparaurti. Ok, una volta che abbiamo tolto il sottoparaurti, dobbiamo levarci questi pezzi qui, che poi dovremmo riapplicarli sul nuovo estrattore. Questi sono i pezzi di sensori di parcheggio. Ora uno, venuto via così. E due. Fatto ciò, questo ce lo possiamo anche togliere dalle scatole. Allora, ci posizioniamo su un telo paraurti e sottoparaurti, così non si graffiano. Primo passaggio che andremo a fare è unirli. Una volta che abbiamo sistemato con i gancetti, lo avvitiamo. Non stringete a morte perché non ce n'è bisogno. Abbiamo fissato il sottoparaurti al paraurti.
Ora resta una cosa importantissima per chi ha i sensori di parcheggio, ovvero il fissaggio. Come potete notare, uno è normale e uno gli ho staccato questa. Perché? Questo perché il sottoparaurti della Sportback ha questa insenatura. Quindi se noi andiamo ad appoggiare questo, il sensore non combacerà con la rete davanti, ma resterà leggermente indentro. Quindi per evitare ciò, insieme a mio padre abbiamo escogitato una cosa, ovvero abbiamo tolto questo che è semplicemente incollato, e quando uno lo va a mettere sta proprio a paro filo filo, quindi non darebbe problemi. Di questo lo stacchiamo proprio piano piano. Ecco fatto. Una volta che abbiamo tolto quella placchetta, se così la vogliamo chiamare, di plastica, andremo ad incollare il sensore sul sottoparaurti. Con della colla bicomponente, utilizzerò questa perché è la più sicura, insomma, sia per l'acqua, per le infiltrazioni, che come resistenza, no? Prima di mettere la colla gli diamo una bella sgrassata. Ok ragazzi, io ho incollato con della colla i sensori, non sono riuscito a farvi vedere perché mi si è scaricata la batteria, però sono dovuto andare avanti per questioni di tempo e quindi è pronto per rimetterlo su. Ok ragazzi, finalmente riesco a portare avanti il video. Perché ultimamente, a parte il fatto che me ne sono successe di tutti i colori, ma poi quel giorno mi si è scaricata la GoPro, quindi non sono riuscito a portare avanti la registrazione. Comunque sia, eravamo giunti al termine, e mancava semplicemente il montaggio, il rimontaggio del paraurti. Però insomma, nulla di impossibile, potete farlo tranquillamente senza un tutorial, perché basta seguire i passaggi all'inverso, quindi questo è quanto, è venuto veramente bene. Vediamolo. Possiamo concludere anche qua, vi aspetto al prossimo video, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e soprattutto seguitemi sulla pagina Facebook. Quindi ragazzi, io vi saluto, Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti.